il resto, ritornando sempre sulla situazione attuale del comune, abbiamo focalizzato l'attenzione su una situazione che c'è sulla panoramica per quanto riguarda una strada chiusa al traffico che però alla fine è aperta al traffico. Intanto ci è stato risposto che i lavori non vengono effettuati perché la situazione di cassa non lo permette al momento. Ma c'è una situazione di pericolosità, visto anche il tempo che stiamo avendo in questi giorni. E la gente comunque transita da quella strada. Guardi, il problema è questo. Io prima dell'elezione, oppure subito dopo l'elezione, mi ricordo, avevo avuto una segnalazione da quelle zone, perché erano stati spostati i divieti. Al che io ho detto, o mettete un divieto serio che non dia la possibilità di passare, perché se no vi prendete una responsabilità. Se accade qualcosa. E poi è inutile fare funerali di Stato o altro, tutti in prima linea a piangere. Mi spiace ricordare quello che è accaduto ieri a Catanzaro e oggi si parla sui giornali di abusivismo. Queste sono cose che si possono prevenire. Allora, la panoramica, se in questo momento non ci sono i soldi per fare questo, si chiude, si chiude. Si chiede un intervento d'emergenza alla provincia, alla regione, l'aiuto si chiede lì, se il comune è in queste situazioni. Ma se con noi non parlano, non parlano con nessuno, noi non facciamo consiglio comunale da mesi. Io ho visto questa situazione dell'Aschillaggio, ho chiesto, mi sono ritrovato lì ad una riunione del mercatino degli ambulanti. Ma non ti dice niente nessuno, no? Non fanno un consiglio comunale, non chiedono. Poi chi li deve fare i sacrifici? Sempre i soliti cittadini. Allora lì sopra c'è un disagio, c'è una difficoltà. La difficoltà è questa. A chi vanno? A quel comando dei vigili dove ci sono quattro persone. E guardate che tutti quanti state parlando del comando dei Parliamo vigili. anche dei vigili perché sarebbe stata la prossima domanda. Allora ormai la inseriamo Mettiamola anche in questo dentro. contesto, pertanto per lì, per la panoramica, la situazione è solo questa, o la chiudi o chiedi un'emergenza immediata alla regione e alla provincia per darci un aiuto a poterla risolvere. Comando dei vigili, quattro persone. Allora chi è entrato non può giustificare che non si può assumere personale perché non abbiamo rispettato il patto di stabilità. Le dirò di più, forse il sindaco si è distratto, perché lo dice spesso questo fatto che bisogna rispettare il patto di stabilità. Il patto di stabilità, anche se lo rispetti e negli anni tu aumenti la spesa del personale, è come se tu non avessi rispettato il patto viene rispettato, però l'aumento della spesa del personale implica la non assunzione e lui non può assumere. Questo fatto della non assunzione già te lo diceva la legge Brunetta per il 2011. Pertanto eravamo già messi male. Più il fatto dell'aumento di spesa del personale e ci ritroviamo, aumento di spesa del personale, non per le barzellette che raccontano, ma devono essere sinceri. Noi abbiamo trasferito dalla Regione Campania un responsabile dell'ufficio tecnico, dal Comune di Cardinale un responsabile dell'ufficio tecnico. Questa è la legge, il testo unico ti consente a prendere queste figure perché sono mancanti nella tua dotazione organica, nella tua pianta organica. Beh, se non ce l'hai all'interno. Noi abbiamo preso in questi anni tecnici, compreso l'attuale sindaco, a fare i responsabili dell'ufficio quando avevamo la figura interna, perché ancora oggi lo fa un interno il responsabile dell'ufficio. Questi sono gli aumenti del personale. Utilizzare persone che si dichiara mancanti come professionalità e poi lo dai di nuovo all'interno. Noi abbiamo avuto anche un debito fuori bilancio per mobbing su una dipendente. Sa benissimo, lei meglio di me, che quello è un danno erariale. Quello, se arriverà alla Corte dei Conti, se ci saranno dei controlli, su quello qualcuno pagherà, perché quello è un danno erariale. Però sono dipendenti in più portati nella nostra struttura, ne abbiamo cambiati 9 negli uffici tecnici. In questi anni, per darlo sempre all'interno. Per fare cosa? Per fare un danno erariale. Questa è la realtà. Poi mi pare che diceva sul fatto dei vigili. I vigili sono stati spostati all'interno, alcuni.
invece di tenerli lì. Se erano persone che non potevano stare in mezzo alla strada, allora si lasciavano all'interno del comando dei vigili, perché le ricordo che c'è stata anche un'altra figuraccia, che per inviare i verbali avevamo dato un incarico ad una società di Borgia di 20.000 euro all'anno per inviare i verbali, quando tu bastava che a chi non voleva fare più il vigile in mezzo alla strada lo lasciava all'interno e gli dicevi compila i verbali. L'avessi amministrato io, purtroppo non lo faccio, io erano cose che avevo già previsto di iniziare. L'interno, se io faccio una struttura, la capacità del politico in questo ormai in Italia qual è? Quello di dare l'indirizzo, dopodiché controllare il responsabile se è in grado di eseguire quell'indirizzo. Se noi avessimo dato al responsabile, le ricordo pure che forse nessuno l'ha mai detto velocemente, il comandante dei vigili è una categoria C. Negli enti locali, gli enti locali sono province, regioni, comuni, le categorie sono A, B, C e D, il comparto personale. Il comparto dirigenziale sono dirigenti di servizio, dirigenti di settore, dirigente generale alla regione, e negli altri enti sono dirigenti di settore e basta, o dirigenti. Nei comuni la categoria del comandante è una categoria D, il nostro comandante è una categoria C. Noi stiamo dando un incarico ad una categoria C a fare il comandante, che ci vuole la laurea, non solo, ma dovremmo spiegare come abbiamo fatto a coloro che non fanno i controlli. Ecco perché l'Italia, gli 8.000 comuni si ritrovano che tutta l'Italia è indebitata, perché non essendoci più i controlli dalla Bassanini in poi, ci ritroviamo che nessuno va a controllare perché un comandante di categoria D gli è stato dato il nulla osta per andarsene al comune vicino. Come si danno i nulla osta? I nulla osta si danno perché tu sei in sovrannumero in quel mio ufficio. Questa è la realtà. Non vado più alla lunga perché sennò... No, fermati che...